Per notizie dal comune, quest'oggi ci troviamo a Volpiano, è una bellissima giornata di sole d'autunno. Cerchiamo di capirne di più sulle scuole elementari e materne di Volpiano. Sono due, una è la Ghirotti, quella in cui ci troviamo in questo momento, e l'altra, ancora in attesa di un nome definitivo, la scuola elementare Guglielmo da Volpiano. Con entrambe hanno annesse una scuola materna, l'una si chiama Acquerello o Acquarello, perché c'è ancora una disputa sul nome che sarà presto risolta, e l'altra Arcobaleno. Cerchiamo di saperne qualcosa in più dalla direttrice dei plessi scolastici e dall'assessore Emanuele De Zuani. Complessivamente sono 311 bambini, così divisi, 230 nella scuola di Via Trieste in 9 sezioni e 81 nella scuola di Via Lombardore in 3 sezioni. Allora, l'orario normale è di 8 ore giornaliere, dal lunedì al venerdì. E presso le nostre scuole, anche alle materne come alle elementari, ci sono anche dei servizi di prescuola e post-scuola. Quindi i genitori possono cominciare a lasciare i bambini a partire dalle 7:30 del mattino e possono lasciarli dopo la scuola fino alle 17:30. Allora, attualmente vi sono due plessi scolastici, uno quello di Via Lombardore e l'altro quello dove siamo, quello di Via Trieste. Le scuole primarie, cioè le cosiddette elementari, perché tutti le chiamano ancora così, sono appunto una situata qui in Via Trieste e in corso di nominazione, nel senso che gli verrà dato un nome scelto in parte anche dagli stessi studenti, che è intitolato, diciamo così, è stato indicato il nome di Guglielmo da Volpiano, un monaco che deriva il suo nome appunto da questa zona e che ultimamente è stato scoperto, e quindi gli stessi ragazzi hanno voluto dare questo nome alla scuola. La materna, che qui in Via Trieste, angolo Via Fiume, invece è nominata già da tempo con il titolo Arcobaleno, quindi scuola materna Arcobaleno, o scuola dell'infanzia, come più propriamente corretto. Il plesso di Via Lombardore invece è sede anche della direzione didattica e è stato intitolato a Gigi Ghirotti. La scuola materna di nuova costruzione, nel senso che è la più recente, costruita 2 anni fa dall'amministrazione. La nostra amministrazione, che inizialmente aveva una sola sezione, adesso è al completo, invece anche lei è in corso di denominazione ed è stata scelta anche lì, proposta dai ragazzi e dagli studenti e all'amministrazione, si chiamerà Acquerello. Quello che è sicuro è che il paese, aumentando di popolazione, aumenta anche le richieste ovviamente nel settore scolastico. Proprio per questo l'amministrazione già nei mesi scorsi ha presentato un progetto in un'area servizi della nuova espansione residenziale, che rimarrebbe la zona sud-ovest del paese. Noi qua adesso siamo nella zona est, l'altra scuola nella zona nord-est, quindi la zona sud-ovest è quella che rimaneva scoperta e più vicina alle abitazioni dei cittadini, dove abbiamo fatto richiesta presso il provveditorato, che ha già accolto, diciamo, il nostro progetto preliminare, per costruire un plesso scolastico in zona di Via Padova che occuperà sia scuole dell'infanzia che scuole primarie, cioè elementari e materne, anche lì per un complessivo 10 aule di elementari e 6 aule per le scuole materne. Ovviamente perché queste scuole attualmente sono state ritoccate, però la crescita della popolazione costringe l'amministrazione a programmare l'intervento anche per nuove scuole, diciamo, di primo grado.